a stella, Che bello! Grazie, grazie. Che bello vederti all'opera! Grazie, eh? Grazie. Ciao ragazzi! Ciao! Siete bellissimi! Ti sporchi! Siete bellissimi! Grazie, grazie! Siete anche qui poi, Allora, prendi un cuore, mi hanno detto di fare un cuore. Guarda, anche qua, ecco. Aspettate perché il cuore deve essere fatto bene. Eccoci, ragazzi. Questo è un cuore rosso. Guarda che cuore bravo. Che dici? Bravo. Eccoci, presidente! Bello. Anche dentro! Bello. Ecco. Aspettate, lo riempiamo! Penso che sia un dovere dell'istituzione riuscire a promuovere l'educazione stradale. Vedete, lo dico dopo aver guardato i dati che non credevo in tutta onestà fossero così allarmanti. Nel 2012 ci sono stati circa 3.600 morti sulle nostre strade, 260.000 circa feriti, e la gran parte di questi morti e di questi feriti sono giovani e giovanissimi. Allora noi non possiamo ritenere questo accettabile e dobbiamo partire dalla formazione. I ragazzi devono fin da piccoli avere la convinzione che una corsa in macchina non vale la vita, una corsa in macchina non vale la vita. Poi ci sono le tre frecce, no? Sì, sì. Ma sì. 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 No. Sì. 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 Quindi lasciatemi dire che l'iniziativa di oggi rientra un po' anche in questo senso, cioè riuscire a coinvolgere soprattutto i giovani, ma tutti noi, anche che giovani non lo siamo più, in un modo diverso. E questo è un modo diverso perché da un lato ci fa capire il dramma dell'incidente e dall'altro ci fa capire come da questo dramma noi possiamo ricavare una forza interiore per avere la vita davanti e capire cosa non si deve fare, ma in modo creativo. Quindi io ringrazio l'artista e ringrazio tutti voi e spero che questo messaggio che noi vorremmo passarvi vi sia effettivamente arrivato. Grazie ancora. Grazie, presidente Boldrini. No. Mettiamo qui, no? Uno, siete pronti? Due in alto e via! Grande! Oddio ragazzi, io ho le lenti a contare. Coloriamo le auto e non corriamo con le auto. Un pugno allo stomaco, la crash art, un movimento che fa parte della storia dell'arte e che oggi abbiamo interpretato di nuovo qua davanti alla Camera dei Deputati, grazie al patrocinio della Presidenza della Camera dei Deputati, grazie all'ACI, soprattutto a ISO Radio che si è fatto promotore di questa iniziativa e alla Polizia Stradale. Insieme a due scuole di Roma abbiamo dipinto le macchine per cercare di resuscitare, di fare da un evento negativo, da un incidente, farlo diventare una festa, una grande festa con i bambini, appunto per dire coloriamo le auto e non corriamo con le auto.